Vi ho fatto vedere qual è una possibile applicazione, quali sono dei possibili ragionamenti sui termini del bilancio. Il nostro scopo adesso invece è quello di andare a definire bene qual è il volume di controllo rispetto al quale noi lavoreremo per tutto il corso, in particolare quello che è il bacino idrografico. E come lo si delinea modernamente. In particolare noi abbiamo a che fare con bacini idrografici che sono identificati a partire da dati digitali del terreno. Di questo voi sapete già, perché un po' tutti voi avete fatto la fotografia numerica, quindi non vi devo insegnare nulla da questo punto di vista. Non, lui non ha fatto la fotografia numerica. Vabbè, imparerà. E, no, non mi fa aggiornare la lezione su UDIG, ma sostituite la parola UDIG e Degrasfus. Come viene discretizzato il terreno? Ve lo dovete dire voi, visto che avete fatto cartografia di niente. Diciamo che fino a 20 anni fa la discretizzazione del terreno era fatta identificando esattamente le coordinate di alcuni punti che si chiamavano capisaldi topografici e su questi costruendo poi delle triangolazioni da cui si derivavano tutte le altre posizioni, cosa che voi sapete benissimo perché tutti avete fatto topografia. E quindi l'immagine che una volta si restituiva del terreno era, diciamo, quella che viene chiamata Triangular Irregular Network, come quella che vedete in basso a sinistra. Modernamente, cioè oggi, la topografia viene misurata e calcolata sempre con i metodi antichi, però di solito viene misurata meglio e diffusamente in ogni punto con degli strumenti LAT che si chiamano laser altimetri oppure con degli altri strumenti sempre remoti che si chiamano interferometri, in cui viene sempre mandata della radiazione e poi registrati dei segnali di ritorno della superficie terrestre. In questo caso la griglia, il fascio di risposta iniziale non è mai un elemento regolare, perché avete la risposta del terreno di fronte a questi strumenti di misura è sempre un fascio di impulsi anche piuttosto denso. E, però il prodotto che noi utilizziamo è sempre restituito su una griglia regolare, di solito quadrata, in una certa proiezione che deve essere specificata e con un certo datum ovviamente che è specificato pure anch'esso. Il risultato è una griglia regolare come quella che vedete in alto a destra. Soprattutto quando il dato digitale del terreno, cioè le quote in questo caso, erano restituite in maniera irregolare, tutto veniva elaborato attraverso un'interpolazione con curve di livello, come vedete in basso a destra, cioè veniva trovato il luogo dei punti alla stessa quota del territorio. Le mappe, infatti, che noi ricordiamo, anche quelle dell'IGM, hanno le linee di livello che rappresentano le quote. Una situazione meno frequente, ma ugualmente importante per noi, è quella in cui viene costituita anche una griglia a partire dalle curve di livello, e in particolare considerando le linee ortogonali e le linee di livello, che qui sono chiamate flow line, linee di flusso. Le linee ortogonali e le linee di livello rappresentano in qualche modo il moto di un corpo che si muove per effetto della gravità lungo la superficie e si muove nella direzione di massima pendenza e quindi nel
in senso opposto, ma nella stessa direzione, del gradiente delle quote. Beh, ogni valore di una cella in una griglia contiene un numero, e qui sono tutti i numeri interi, perché queste slide sono ancora storiche, per così dire, risalgono a quando i dati digitali del terreno erano misurati in metri. E gli strumenti laser di cui disponiamo oggi però sono molto precisi, restituiscono i centimetri, i millimetri. Uno strumento laser della provincia di Trento, per esempio, come superficie topografica, è restituita su un rilievo laser altimetrico su un pixel di 2 metri per 2 metri e con una precisione verticale di pochi centimetri. Si vedono i marciapiedi, tanto per ricordarmi una cosa. Si vedono i marciapiedi, si vedono le singole pietre quasi, 2 metri per 2 metri, no? In alcuni punti anche 1 metro per 1 metro. Tutta l'Italia è ormai coperta da una griglia digitale di questo tipo di risoluzione e in alcuni casi con strumenti più sofisticati, con misure più accurate, si arrivano anche a rilievi laser altimetrici dell'ordine dei centimetri, 10 per 10 centimetri. Quindi il nostro territorio, contrariamente a quanto questa slide qua è fatta da David Terbotto, risale penso alla fine degli anni 90, cioè quindi una ventina d'anni. Da allora ad adesso tutto il mondo è cambiato, noi sulla topografia, della topografia sappiamo tutto. Ed è importante quindi che questo dato venga utilizzato nel modo più esteso possibile, anche per l'idrologia. Ancora in realtà non lo sappiamo fare bene. Qual è la prima cosa che possiamo fare se noi abbiamo un insieme di quote? Beh, intanto disegnare le quote di per sé e otteniamo un rilievo tridimensionale delle... per voi è cosa normale perché siete abituati a vedere rilievi tridimensionali che per esempio escono da Google Earth. Vi assicuro che questo tipo di tecnologie è assolutamente moderno. Nel 2000 la prima topografia tridimensionale che io ho ricavato da un bacino penso risalga al 2001-2002, cioè non più tardi di 15 anni fa. Il primo dato digitale del terreno che io ho sviluppato è stato fatto in un modo estremamente artigianale, non con un rilievo laser altimetrico, ma nella stanza che abbiamo su di sopra abbiamo preso le carte dell'IGM e abbiamo di una certa zona, in particolare in Sacca di Nabrone e di Campiglia. Abbiamo attaccato le carte dell'IGM, abbiamo fatto delle fotocopie 1 a 2 e abbiamo costruito una mappa che era più o meno grande come questa stanza qua. Poi abbiamo tirato delle linee, le abbiamo suddivise in quadratini e per ogni quadratino da questa mappa gigantesca abbiamo ricostruito il DEM, che mi pare che sia una cosa di 200 pixel per 300 pixel, fatta a mano. Questo, diciamo, 25 anni fa. È un sacco di tempo perché voi non avete neanche 25, non esistevate voi 25 anni fa, ma io c'ero. E questo mi sento il peso di tutta questa cosa che si è evoluta. Adesso invece abbiamo le mappe al centimetro e dalle mappe è cambiato il mondo. La prima cosa è rappresentare la parte tridimensionale. Anche Google Earth è come dire una deriva da queste cose. La rappresentazione tridimensionale della superficie terrestre è una cosa relativamente recente che si è fatta in questi ultimi 15 anni su tutta la superficie della Terra grazie poi al rilievo laser altimetrico dell'SRTM
cioè una missione Shuttle che è girata nel 2001. Noi adesso ce l'abbiamo su tutta la Terra. La seconda cosa che possiamo calcolare sono le pendenze, che dopo vediamo come le definiamo le pendenze. Abbiamo queste superfici regolari, di superfici bidimensionali in tre dimensioni, e andiamo a calcolare le pendenze e andiamo a calcolare le curvature. Questi sono attributi topografici primari, che sono, se vogliamo, degli enti geometrico-differenziali. Le quote sono rappresentate come una funzione di x e y, dove x e y sono delle coordinate che in realtà sono relative ad una proiezione spesso, non sono coordinate in latitudine e longitudine come sarebbe forse più corretto fare, perché comunque, per esempio, su questo bacino che ha un'estensione di 5 km quadrati o più di lì, la deformazione dovuta alla superficie della Terra è relativamente modesta. Le quote le potete rappresentare per esempio così con dei colori. Qui vedete sempre rappresentato anche una cosa in blu, che è il reticolo idrografico. Uno degli scopi di questa lezione è quello di arrivare attraverso passi successivi anche a delineare il reticolo idrografico, cioè capire dove c'è il torrente, dove c'è il fiume. L'altra rappresentazione è quella appunto con linee di livello come queste. Bisogna interpolare, trovare il luogo dei punti che hanno la stessa quota a partire da una griglia regolare. Esistono gli algoritmi opportuni di cui noi non parliamo, però all'interno degli strumenti che noi vi offriamo ci sono anche questi di calcolo delle griglie regolari. Beh, se uno ha tutte le quote di una griglia regolare, la prima cosa che può fare è quella di andare a vedere qual è la distribuzione delle quote. Per esempio, cosa vediamo qua? Vediamo che in questo bacino la quota più bassa è 200 metri, quella più alta più o meno intorno ai 1500 metri. Poi vediamo che ci sono diversi ambiti di quota che sono relativamente più comuni. Questi sono evidentemente dei terrazzamenti a certe quote del bacino. Quindi anche analizzare la distribuzione dei dati dice alcune cose se le si sa leggere. E questi terrazzamenti si sovrappongono poi ad una distribuzione dei dati che, se vogliamo, è più regolare, ha una forma anche relativamente decente. Quando noi andiamo ad analizzare una superficie, la superficie presenta non tanto dei buchi, come vorrebbe dire P, ma delle depressioni. Queste depressioni sono naturali, soprattutto nei primi delma potevano essere anche artificiali, per effetto proprio della discretizzazione, e comunque permane sempre il dubbio che possono essere queste depressioni di natura artificiale. Cosa sono queste depressioni? Sono dei punti più bassi di quelli che li circondano. Ad un idrologo, e per l'idrologia disturbano in modo particolare, perché noi dobbiamo cercare le direzioni di drenaggio. Prima abbiamo parlato di flow line, dicendo che noi cerchiamo le direzioni di massima pendenza. Se cerchiamo le direzioni di massima pendenza, quelle in qualche modo rappresentano il flusso dell'acqua. Se però io ho una depressione, il flusso dell'acqua finisce lì, anche dal punto di vista fisico. E invece io voglio costituire un reticolo tale per cui tutto il mio bacino esce in un singolo punto. E quindi non ci sono bacini interni, cioè che si chiudono in una depressione. In genere, quindi, tutti i programmi di analisi dei dati digitali del terreno, e anche i nostri, hanno un programma che riempie i buchi, per esempio noi lo abbiamo chiamato pit filler. Come fa? Fa finta appunto che ci sia l'acqua, e dove ci sono delle depressioni queste vengono riempite, e poi si ricostruisce in modo artificiale, quindi
un percorso che l'acqua dovrebbe fare, come viene inondato, si dice, il reticolo, le depressioni vengono riempite e viene costruito questo rete di drenaggio che appartiene a tutti i punti. Ogni punto ha una direzione di drenaggio che poi esce alla chiusura del bacino. Per esempio, questo è un dettaglio e questi segnati in rosso sono quelli che si chiamano appunto questi pit, questi buchi, queste depressioni all'interno del sistema. In questo caso le depressioni sono all'interno del punto principale del reticolo, perché anche a voi, così dal punto di vista intuitivo, verrebbe da dire che qui c'è un canale e che qui ce n'è un altro, ma dipende, perché la mia vista è allenata a vedere queste cose, magari voi ne vedete delle altre. In questo caso non ho usato il modello di prima. Qui ho fatto scorrere l'acqua dal candelabro con un modello appunto di flusso dell'acqua sulla superficie. Abbiamo parlato prima di pendenze. Beh, la pendenza è un concetto che va chiarito, perché quello che noi andiamo a calcolare è il gradiente intanto della superficie. Noi abbiamo una superficie bidimensionale rappresentata con due coordinate. Il vettore composto dalle derivate parziali del valore della superficie rispetto alle coordinate costituisce le due componenti di un vettore che si chiama appunto gradiente. Questo gradiente, tra l'altro, punta dal basso verso l'alto. Quindi, per quello che noi lo useremo all'incontrario. Quindi abbiamo una componente f di x che è dz su dy e f di x che è dz su dy. Quello che vedete sulla destra è appunto un vettore gradiente, ed è rappresenta la direzione di massima pendenza. Se è un vettore, abbiamo bisogno di due quantità per rappresentarlo. In particolare potremmo prendere il modulo o possiamo prendere le componenti coordinate che sono queste, oppure possiamo fare il modulo e dire che quello è la pendenza. E di solito quando noi intendiamo per pendenza di un punto è il modulo in valore assoluto di questo vettore qua, che sarebbe qui. In realtà il vettore è imparentato con quella che intendiamo anche come pendenza dal punto di vista del linguaggio comune, qualcosa che va in salita o in discesa a seconda se la vediamo da una parte o dall'altra. E in particolare un piano, quando noi pensiamo alla pendenza pensiamo ad un piano rispetto ad un piano orizzontale, pensiamo all'angolo formato dal piano orizzontale con il piano tangente dal punto in cui noi vogliamo calcolare la pendenza. Quest'angolo è la pendenza angolare, per cui passiamo da 0 a 90 gradi, e questo è esattamente l'arco tangente del modulo del vettore di cui parlavamo prima. Di solito questa è la pendenza angolare, il modulo è l'argomento dell'arco tangente, e quindi così. Il mio è un vettore, per esempio la pendenza, lo segno meno nel mio caso, visto che la segno verso il basso, anche perché con il gradiente sarebbe dal basso verso l'alto. Noi parliamo di pendenza, va sempre all'incontrario, dall'alto verso il basso. E posso parlare di pendenza angolare, quindi sarebbe l'angolo formato sul piano, quest'angolo che vedete qui della mia mano orizzontale alla mano invece verticale. Ma c'è anche, questo è immerso in uno spazio tridimensionale, quindi questo piano qua non solo forma un angolo con questo piano qua, ma forma anche un angolo
con un piano verticale di riferimento che potrebbe essere la direzione nord-sud o la direzione est-ovest. In questo caso, usando le coordinate, l'aspetto, l'angolo diciamo, misurato rispetto alla direzione cardinale, rispetto ai punti cardinali, si chiama aspetto o immersione ed è l'arco tangente di f di y diviso f di y. Anche le pendenze, si possono, si può fare la statistica delle pendenze. Cos'è? Quello che vedete in alto è l'istogramma delle pendenze. Cosa si vede? Si vede che c'è un bel plateau qua, quindi in un certo qui c'è intanto una pendenza molto più in cui ci sono più elementi, più pixel. Se la pendenza è costante, noi abbiamo grosso modo un piano, c'è qualche formazione geologica, per cui c'è un piano che viene rappresentato e qui la pendenza è tutta uguale ed è questo. Qui invece ho una grande varietà di pendenze, tutte più o meno probabili, cioè quindi c'è un terreno molto scosceso come lo interpreteremo. L'integrale di questa curva di distribuzione è questo, è normalizzato ad 1 su tutto il suo numero totale, rappresenta, se volete, la probabilità che una certa pendenza sia uguagliata o superata. Questo è un concetto con il quale comunque in generale dovrete addomesticarvi, cioè quello della frequenza di non superamento. Uno potrebbe cercare di interpolare quella curva di non superamento, che è molto più regolare, ovviamente trattandosi di un'integrale, una certa funzione nota di probabilità. Però guardando la sua derivata capite che la cosa è un po', non è così scontata. E comunque si vedono varie cose. In un GIS, e forse l'avete già fatto queste cose qua, no, fotografia numerica, mai viste queste robe qua. Beh, che magari tutti non avete fatto per fotografia numerica. Calcolare le pendenze, sì. La lettura. Vabbè, questi sono alcuni elementi dei Jagger's Curse che voi imparerete a usare da Daventry per ricavare le pendenze, le direzioni di drenaggio. Questa naturalmente è un'interpretazione dei dati, bisogna anche guardarla con quello che succede. Cosa vedete qui? Vedete delle zone che sono verdine, queste sono a bassa pendenza. La leggenda è riportata lì, naturalmente non fate qua. Quasi tutte le mie slide contengono dei disegni mal fatti, ma per esempio la pendenza con 18.000 cifre decimali qua non ha molto senso, sarebbe bastato bloccarla a 2. Magia, un po' di. Si chiama calamita. Qui andava bloccata sulle due cifre decimali, non siamo piccoli quando vediamo queste cose. Vedete qui la pendenza è zero. Per esempio qui la pendenza è zero, quindi bisognerà capire che cosa c'è lì. Potrebbe essere per esempio un lago in cui è stata riportata la quota in modo uniforme. In realtà dopo c'è scritto che cos'è. Qui vediamo che c'è. Qui dove possiamo pensare rispetto all'immagine che abbiamo di reticolo idrografico, le pendenze sono molto elevate. Tutto questo dice molte cose sulla natura di quel bacino. Cos'è che vediamo? Se le pendenze sono molto elevate in prossimità di dove c'è il reticolo idrografico, significa che il fiume sta scavando, sta tirando via sedimento rispetto alla,
dall'ente. Quando è che un fiume può scavare? Probabilmente sono delle nozioni che voi non avete, però un fiume può scavare quando non contiene sedimento dentro di sé. Perché se avesse sedimento dentro l'acqua, se l'acqua avesse il sedimento, al più nella massima capacità che può trasportare, non potrebbe tirar su altro sedimento dal canale. Quindi lì c'è questa condizione in cui l'acqua è relativamente pulita e scava il sedimento dal canale attraverso il quale scorre. Quando è che un torrente non ha abbastanza sedimento? Beh, non ha abbastanza sedimento quando nei versanti che cadono dentro nel torrente non viene prodotto abbastanza sedimento. Chi è che produce il sedimento? Qua è la storia dell'Ocavera, Chiese Lunga e Chiese Bella, un po' così. Cioè, quando è che non viene prodotto il sedimento? Il prodotto non viene prodotto il sedimento quando i fenomeni chimico-fisici che interagiscono con la superficie non alterano la roccia madre, non producono il suolo che può essere trasportato. Allora non c'è questa condizione che in inglese si chiama, con un bel termine secondo me, si chiama weathering, l'azione del clima sul sedimento che disaggrega le rocce e forma il suolo. Non può avvenire in maniera tale che poi questo prodotto del weathering viene trasportato all'interno della luce. Quindi relativamente alla litologia che c'è, il clima è in qualche modo secco, perché se ci fosse tanta acqua questa produrrebbe suolo e il suolo verrebbe portato via e non ci sarebbe e non vedremo le pendenze vicino a dove c'è il fiume. Quindi si leggono tante cose anche solo dalle pendenze. Questo è un esercizio naturalmente fatto a posteriori, che nella parte piana che avete visto c'è una cava, questo risolve il mistero, ma questo, in questo caso si risolve andando lì a vedere che cosa c'è. Non è la distribuzione delle pendenze normali. Vai canali, chissà dov'è la Val Canali? Primiero, sì, esatto. E cosa c'è sopra lì? Cosa c'è dove c'è una quadratina lì? Le pale di San Martino. Qui vedete che viceversa le zone, se adottiamo questa cosa, che qui c'è il reticolo idrografico, in qualche modo dove viviamo, c'è la valle, le zone invece qui fuori dal reticolo idrografico sono più alte e hanno pendenze maggiori. Le zone invece all'interno del reticolo idrografico hanno pendenze minori. Bisognerebbe guardare anche i valori assoluti rispetto a prima. E quindi siamo in condizioni del tutto diverse, cioè fuori abbiamo in questo caso appunto le pale e le Dolomiti, quindi abbiamo questi roccioni che escono con grandi pendenze e le pendenze non sono dolci, viceversa questi producono anche sedimento per ragioni varie. Che poi, e non c'è, e qui l'albero non è scavato, non abbiamo grandi, perché il sedimento in questo caso viene prodotto per meccanismo di disgregazione della Dolomita. C'è una cosa della pendenza, c'è un'altra quantità che è a origine geometrico differenziale, di cui in questo caso non vi do la formula che sarebbe un po' più complicata, si chiama curvatura, vi do solo il concetto. Cos'è una curvatura? Noi sappiamo che cos'è una curva, giusto? Un segmento in particolare non fa curve e anche non ha curvatura nulla, zero. La curvatura è una misura di quanto una curva non è un segmento o curva, quando una curva è curva. Per esempio, se noi consideriamo i vettori tangenti qui, vediamo che il vettore tangente di una curva spostato lungo la curva varia di direzione, viene
e se calcolato, lo potremmo calcolare in modo tale da far corrispondere anche la lunghezza del vettore all'intensità della curvatura. In qualche modo la curvatura è a misura la variazione del vettore tangente trasportato lungo una curva. È la derivata lungo la curva del vettore tangente alla curva. Questo dunque dice due cose, che quando noi parliamo di curvatura dobbiamo intanto avere in mente in primis, anche se poi Gauss ha definito anche la curvatura di una superficie, dobbiamo avere in mente delle curve. Che curve avete in mente relativamente al sistema che abbiamo scritto prima? Beh, due tipi di curve, le linee di livello e le linee ortogonali alle linee di livello. Relativamente a queste curvature, appunto, abbiamo due tipi di curvature diverse. Ad esempio, qui abbiamo due tipi di topografia. Se questa è la monte e questa è la valle, in sostanza la montagna fa così, no? Più alta di qua, più bassa di in alto. E questa qua si parlerà di curvatura convessa e divergente. Sì. In questo caso invece, questi qui sono a monte e qui sono a valle, la curvatura è fatta così. Prima era così, qua è fatta nell'altra direzione, è concava e convergente. La direzione delle linee di livello, in particolare il segno e l'intensità delle curvature di queste curve di livello, mi indicano quanta è la convessità e quanto è il grado di convergenza, di divergenza delle singole della topografia. La curvatura si può interpretare, il disegno è fatto relativamente male, come inverso del raggio del cerchio osculatore delle curve. Se noi tracciamo un cerchio tangente ad una curva e lo tracciassimo bene, non male, come è stato fatto lì, il raggio di quel cerchio è l'inverso della curvatura. Questo è un bel grafico invece fatto bene da dei colleghi di Modena, dove vedete le linee di livello tracciate bene, le linee ortogonali e le linee di livello. Quindi noi avremo le curvature delle linee di livello, che come vedete qui sono curve anche più su se stesse. E possiamo misurare la curvatura anche quel lungo le linee di flusso ortogonali alle linee di livello. Le linee di flusso qui le dovete pensare in tre dimensioni, cioè no, qui vedete la proiezione planare di quelle righe lì, di quelle linee lì, perché è tutto sul piano, ma fisicamente saranno fatte così. Come una pista per il salto, per lo sci, il salto con lo sci. Quindi abbiamo delle curvature che possiamo misurare lungo le linee di livello. Queste si chiamano curvature planari. Abbiamo delle curvature che si possono misurare lungo le linee di flusso, queste si chiamano curvature longitudinali. C'è una curvatura che si chiama tangenziale, che è rappresentata da curve particolari che rappresentano le curve che si ottengono dall'intersezione di un piano tangente alla superficie e di un piano orizzontale. Queste si chiamano curvature tangenziali. Le curvature tangenziali e le curvature planari sono fra loro proporzionali, quindi non contengono informazioni aggiuntive. Si possono calcolare le curvature in un bacino, solitamente voi otterrete un'immagine di questo tipo, non molto nitida, però se andate a vedere qua dentro presenta delle curvature esattamente dove c'è la valle, dove c'è il fiume.
non sono molto ben definite, perché evidentemente ci sono alcuni punti che hanno normalmente queste, qui ci sono curvature relativamente basse, però ci sono alcuni punti, per esempio qua, che hanno curvature molto elevate, e questo è abbastanza tipico di dove si, quando si vadano a misurare le curvature. La distribuzione delle curvature presenta dei vari picchi, e alcuni picchi sono di outliers, per cui le mappe risultano sempre molto non ben definite, bisognerebbe filtrarle in un modo o nell'altro. Quella era una curvatura longitudinale nel verso in cui scorre l'acqua, queste sono curvature planari lungo le linee di livello. Una combinazione di curve longitudinali, di curvature planari e curvature longitudinali, può permettere, come potete immaginare, di ricavare dove sta il reticolo idrografico. Si può fare anche una classificazione del terreno a partire dalle curvature. In particolare possiamo riconoscere nuovi tipi fondamentali, che sono lungo le linee di livello, sull'orizzontale, e lungo le linee di flusso sulla verticale. Allora, sulle linee di livello, vedete qui abbiamo gli esempi, questo si chiama planare e parallelo, un piano, questo è planare e parallelo, che le linee di flusso qui come sono? Le linee di flusso sono delle linee parallele fra di loro e delle rette. Questa è una tipica topografia convessa e comunque divergente. Perché divergente? Perché le linee di flusso qua tendono ad allontanarsi, le linee di livello qua in alto sono più corte delle linee di livello in basso, che è esattamente il contrario di quello che succede qua, in cui le linee di livello in alto sono più grandi delle linee di livello in basso. Questa è convergente e convessa. Noi per esempio potremmo dire che cosa? Che ne so, se noi possiamo pensare ad una topografia dove troviamo per esempio i torrenti e le valli, pensiamo più a queste che a queste. E queste sono per esempio versanti, conoidi. Queste qua sono figure intermedie, quindi ci vuole un supplemento di indagine per capire a quali forme morfologiche corrispondono. Una rappresentazione delle nuove classi su questo bacino, che mi pare sia il collinato del lago di Santa Coloma, quindi qui vicino. Vedete come il territorio si è in realtà suddiviso in parti che sono convergenti e convesse, o divergenti e lo sia abbastanza, in modo abbastanza netto. Si possono raggruppare le classi in vari modi. Qui ce ne sono 9, lo si possono raggruppare magari in 3 gruppi principali. Però vedete qui, per esempio, questo è il rio Salè, che è un rio che c'è dietro qua. Qui vedete che le curvature sono una varietà estremamente particolare. Beh, le ragioni sono che questo qua è un bacino relativamente naturale. Questo qua, se andate a vedere qui, che viene giù dalla Piani o di Lanzano, è tutto un terreno coltivato in cui la topografia è stata letteralmente trasformata dall'attività antropica. Quindi anche questa apparente confusione deriva da tutto questo. E questo direi che finisce questa parte. Adesso possiamo fare 5 minuti di pausa.